Lo sentite anche voi? Lo sentite? Il silenzio? Oh, i bimbi a scuola! Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Probabilmente questo per voi sarà il primo Vlogmas di dicembre. Io vorrei molto intensamente fare più video questo mese, non credo che riuscirò a farli tutti i giorni, ma giuro che mi impegnerò per farne quanti più possibile fino al 24-25. Buon inizio di dicembre! Finalmente ci siamo arrivati. Dunque, a Bologna fa freddissimo, il Cimone è già innevato, qui ci sono 2 gradi. Ho portato i bimbi a scuola, in realtà ho fatto un gran giro. Mi faccio intanto un tè perché così mi riscaldo, perché veramente vi giuro ho un freddo tremendo. Allora, oggi ci siamo svegliati prima del solito perché Gabriele doveva andare dal dentista. Il dentista è esattamente in centro. Abbiamo portato la Ginevra prima a scuola, prima del solito, e poi dopo siamo andati con Gabriele, ma è tutto bloccato, cioè la strada era completamente ferma. Ancora prima di entrare in tangenziale abbiamo fatto 20 minuti di coda, poi anche in tangenziale siamo rimasti fermi, quindi abbiamo avvisato per tempo. Però loro giustamente ci hanno detto che non riuscivano a inserirci più tardi perché anche loro sono murati di gente. Quindi giro dell'oca, abbiamo fatto un giro a vuoto, siamo tornati indietro, ho portato Gabriele subito a scuola e adesso sono tornata a casa. Cosa mi aspetta oggi? Dunque, sicuramente devo farmi la tinta, prima cosa. Seconda cosa, devo mettere a posto la casa, ma va una cosa diversa dal solito. Stasera abbiamo i colloqui di Ginevra, i primi colloqui individuali di Ginevra e poi siccome ho prenotato i colloqui tardi perché li ho prenotati verso l'ora di cena. Dopodiché andiamo fuori io e Alessandro e andiamo a mangiarci qualcosa, io e lui da soli. Perciò, io come sempre, prima di cominciare ad affaccendarmi nelle mie faccende, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdere nessun prossimo video in uscita. Se questo video vi è piaciuto, mettere un bel pollice in su e se vi fa piacere, mi potete seguire anche su Instagram come Universo di Carlotta. Piccola parentesi di Instagram, ho pubblicato l'altro ieri una foto perché ho trovato i vestiti per Natale. Li ho trovati da Piazza Italia. Ero andata da Piazza Italia perché volevo cercare delle cose per i bimbi, poi invece in realtà questa volta ho trovato delle cose per me. E chi mi segue anche su Instagram ha già visto i 2 vestiti, sono 2 tubini semplici, però sono molto 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 carini, molto adatti per le festività. Ho messo il sondaggio su Instagram e uno ha stravinto, cioè proprio a bomba. Ho comprato uno nero e uno rosso, in tutti i modi li metterò tutti e due. Ve li voglio fare vedere anche qui su YouTube. Quindi ne ho comprato uno nero e uno rosso. Io non amo particolarmente il rosso, non è un colore nelle mie corde, anche se mora con il rosso sto bene, però proprio è un colore che non mi piace, non gradisco. Però a Natale, a Capodanno, per le feste natalizie ci vuole. Per noi è usanza avere qualcosa di rosso. E quindi ho detto, perché non prendere un bel vestito rosso? Perché tanto alla fine, nell'arco di un anno, qualche altra occasione per metterlo ci sarà. Siamo andati appunto da Piazza Italia al Meraville per chi è di Bologna e ho trovato questi lupetti che li cercavo da anni. Volevo un lupetto semplice, liscio, liscio, manica lunga, collo alto, collo però bello strettino perché io sono strafreddolosa e quindi o me lo metto sotto agli altri maglioni. Quindi ho comprato questi lupetti, ne ho comprati di 3 colori, questo uno sul rosa antico, però un rosa intenso, e poi un color cammello. Vediamo, sono anni che non mi vesto di marrone, però il marrone mi piace sempre. E quindi bando alle ciance, adesso mi finisco il mio tè e poi incominciamo a lavorare.
Per togliere la polvere ho trovato questa soluzione. In una bacinella metto dell'acqua e qualche spruzzata di OIS e con un panno in microfibra pulisco tutto. Viene pulito e profumato. Con lo sfondo di un albero di Natale e di una sala bella, pulita e profumata, questo mini vlogmas finisce qua. Io vi saluto, vi aspetto al prossimo video, vi ringrazio per aver visto questo e vi ricordo nuovamente di iscrivervi al canale. Ciao!